Ferrantino, come Berlusconi, l'ufficiale giudiziario del Tribunale di Ischia ti ha atteso al capriccio per notificarti il ricorso che hai spento col tuo intervento in Consiglio Comunale. La notizia del giorno più della surroga di Pisani, quali sono, se ci puoi ripetere le parole, qual è stata anche l'emozione di trovarsi davanti l'ufficiale giudiziario proprio qua al Consiglio Comunale? Allora, la prima cosa che ho pensato è l'ennesima sceneggiata che i cittadini di Casamicciola in questo momento potevano sicuramente evitarsi, insomma sono tutti proiettati su altre questioni, sulla risoluzione dei problemi che purtroppo attanagliano il comune, quindi i cittadini pensano a questo, ci mancava questa sceneggiata, hanno fatto anche questo ma la accettiamo, conoscendo i personaggi tutto questo non ci ha affatto meravigliato, quindi nessuna emozione c'era da aspettarselo. Tra l'altro questo ricorso era stato ampiamente annunciato anche dai media locali nei giorni scorsi, quindi nulla di nuovo, voglio dire, ho assicurato i cittadini che questa amministrazione, nonostante ci fosse questo ricorso in atto, non perderà comunque, non si distrarrà certamente dal lavoro che l'aspetta quotidianamente, già iniziato, ma già da domani con le deleghe che assegnerò ai consiglieri e agli assessori, certamente non si farà distrarre da questa cosa. Il 30 novembre è lontano, sicuramente arriveremo preparati, i nostri legali stanno già studiando la materia, ci hanno già rassicurato ampiamente sull'infondatezza del ricorso, sarebbe assurdo il contrario, quindi entreremo nel merito della questione, anzi entreranno più che altro i nostri legali nel merito della questione, sono sicuro che già dinanzi al TAR, quindi in primo grado, questa amministrazione avrà modo di poter far capire a tutti che continuerà nel proprio cammino per i prossimi 5 anni. Questa è stata la vendetta secondo te al ricorso che tu presenti, cioè tu che nel comune di Ischia avete protagonista tuo cugino e che portò all'esclusione della figlia del presentatario del ricorso? Guarda, non lo so, certamente sembra strano che sono sempre stessi personaggi che si susseguono sempre su questa materia a dare fastidio tra virgolette all'amministrazione in carica. Questa stessa persona insomma è reduce anche di una questione che avvenne a Forio analoga qualche anno fa, che vide coinvolto il sindaco Del Deo. Su Ischia ci sono stati altri ricorsi del genere anche ampiamente riportati dalla... La cosa strana è che si tratta sempre della stessa persona, poi voglio dire, se sia stata o no una vendetta non vedo molta assonanza, anche perché lì non ero assolutamente io coinvolto in prima persona, quindi sinceramente non saprei rispondere a questa domanda, però potrebbe anche essere, insomma una motivazione ci sarà, certamente qualunque motivazione, di qualunque motivazione stiamo parlando, i cittadini oggi si aspettano altro, oggi si aspettano una collaborazione da parte di tutti, io l'ho sempre detto, in questo momento Casamicciola ha bisogno di tutti, compreso i cittadini, che ognuno faccia nel suo piccolo la propria parte, e quindi ecco, mi sarei aspettato un atteggiamento e una partenza diversa da parte anche delle nostre minoranze, non dimentichiamo che chi ha fatto il ricorso era un candidato della lista opposta. Una domanda per me, avvierai un'indagine interna per comprendere cosa è successo tra il 6 e l'8 maggio, perché leggendo il ricorso dell'avvocato Petroni si capisce al netto della fondatezza, però c'è un errore materiale che è lampante, parlano le date dell'albo pretorio. Sì, ma credo che abbia avviato già un'indagine interna alla prefettura, d'altra parte erano loro deputati al regolare svolgimento delle elezioni, quindi se riterranno, ma probabilmente già hanno iniziato a capire cosa sia potuto succedere per questa sfasatura tra il giorno 6 e il giorno 8, d'altra parte noi sappiamo che la prefettura è l'organo che sovrintende alla regolarità delle elezioni e quindi sembra strano che proprio l'organo che sovrintende alla regolarità delle elezioni, presente in un comune perché retto dalla prefettura in quel momento, possa fare qualche errore, se errore ci sia stato, quindi un'indagine interna che stanno svolgendo stesso loro. Noi che siamo arrivati dopo ovviamente possiamo rispondere delle nostre azioni per tutti gli atti che vengono fatti in questo comune dal giorno 16 in poi, quando dopo la proclamazione, quello che è avvenuto prima lo stabiliranno i giudici, certamente cercheremo di capire cosa è successo, perché si potrebbe addirittura pensare che questa cosa fosse stata, non lo so, organizzata, vediamo. Insomma, su questo fatto che la stessa procura potrebbe essere interessata alla vicenda lascerebbe intendere che quantomeno si ipotizza che potrebbe non essersi trattato di una mera dimenticanza.
Questo ci saranno gli organi, diciamo, deputati a controllare che questo sia avvenuto, sarebbe di una gravità assoluta, quindi ancora di più evidentemente da approfondire. Certamente i sospetti possono esserci tranquillamente, perché si tratta veramente di una cosa banale. Una lettura politica, Sindaco, come possiamo leggere l'assenza oggi dei quattro consiglieri di minoranza tra i banchi dell'opposizione nel Consiglio Comunale di oggi? Non lo so, bisognerebbe chiederlo a loro. Io potrei pensare forse che, siccome c'era un consiglio molto formale, hanno ritenuto di non onorare il Consiglio Comunale e non presentarsi. Questa potrebbe essere la cosa più logica che mi viene da pensare. Poi, ripeto, avrete modo di chiederglielo. Noi avevamo l'esigenza di surrogare il dimissionario consigliere Carotenuto con il nuovo entrato Pisani, avevamo dei termini dettati dalla legge, l'abbiamo dovuto fare in quei termini e quindi c'è stato un Consiglio Comunale a distanza di pochi giorni, ma ripeto, ce lo dettava la norma. Però andiamo avanti, le cose non si fermano, lei lo ha detto, lo ha ribadito. In queste ore le nuove ordinanze, Casamicciola si reimpossessa, il comune di Casamicciola, di tante situazioni che fino a ieri erano dell'AMCA o della città metropolitana. Quindi Casamicciola ritorna soggetto attuatore su importanti opere che rilanciano il territorio per la ricostruzione dove ce n'è bisogno. Sì, perché noi riteniamo che tanti ritardi ci sono già stati e siccome abbiamo preso impegni davanti al nostro elettorato che invece non avremmo perso neanche un giorno, ci assumiamo le responsabilità ovviamente di diventare soggetti attuatori, quindi primi attori del nostro futuro, no? Come giusto che sia, quindi lì dove è possibile, nonostante abbiamo una macchina organizzativa ancora da mettere su, quindi da organizzare, ci siamo assunti già da subito i primi provvedimenti e quindi con assunzioni di responsabilità, perché siamo certi di poter fare presto. D'altra parte è ovvio che l'interesse dell'amministrazione comunale, soprattutto sulla tempistica, è sicuramente superiore rispetto ad altri enti che fino ad oggi pure erano stati nominati, ma che magari hanno tanti altri comuni da gestire o tanto carico di lavoro in più. Noi dobbiamo dedicarci a Casamicciola ed è giusto che lo facciamo noi. Quindi questa è stata la motivazione politica per cui già da subito i primi atti sono stati questi, cioè che il comune diventa finalmente primo attore, il padrone del proprio destino, nel senso che si assume responsabilità per dare risposte ai cittadini e questa amministrazione sta qui per questo.